Ciao a tutti e benvenuti in Tessiland News. Allora, quest'oggi parliamo di un gradito ritorno, vale a dire del Lynard, ma in una versione del tutto nuova. Infatti è migliorato tantissimo sia qualitativamente ma sia nella versione che vedremo oggi, con l'aggiunta di sfumature. Era un articolo che in effetti mancava nel catalogo Tessiland, ma che adesso potrete vedere in 5 bellissime originali varianti di colore. Signore e signori, il Lynard Mix. Vediamolo! Qui il nostro Lynard Mix, questo misto di lino e cotone stampato e mulinè, composto con esattezza per il 45% lino, 35% cotone e 20% acrilico, che si presenta così in formati da 100 grammi per una lunghezza di circa 300 metri. Come potete vedere è davvero molto ritorto, lavorato ed è anche molto sottile. Infatti consigliamo l'utilizzo o dei ferri 4-5 oppure dell'uncinetto 3,5-4,5. Veniamo adesso ai consigli per il lavaggio e per il post lavaggio una volta che avrete realizzato la vostra creazione. Per quanto concerne la prima fase, sicuramente consigliamo il lavaggio ad una temperatura non superiore ai 30 gradi. Sconsigliamo invece, per quanto riguarda la seconda fase, utilizzare l'asciugatrice, assolutamente no, ma piuttosto riporlo lontano da fonti di calore eccessive e semplicemente in una posizione piana. È possibile stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi, non è possibile candeggiarlo, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Questa che vedete qui è la variante Darrells, in cui prediligono sicuramente i colori del rosso, ma anche c'è qualche piccolo accenno di viola e non solo. Guardatelo qui sviluppato sul telino, è davvero molto molto bello. Questa invece è la variante Ozark, in cui prediligono, come è ben evidente, i colori del blu, ma c'è anche qualche piccolo accenno di verde smeraldo, ecco, che possiamo vedere, insomma, intravedere qui, anche se molto molto delicato. Questa invece è la variante N, ebbene sì. Qui vediamo le tonalità del verde, ma non solo. Come potete vedere ci sono anche, c'è proprio, possiamo dire, una sorta di divisione con un colore senape. Davvero un bellissimo contrasto messo in risalto anche da questi bellissimi sprazzi di blu. Qui invece abbiamo il Yellowstone, in cui prediligono i colori sicuramente del rame, ma anche del marrone e del bruciato. Eccolo qui. Sviluppato sul nostro telino. E concludiamo con il Suits. Qui ci sono dei toni sicuramente molto più delicati, infatti troviamo toni del beige, ma anche del lavio, insomma molto delicati, che si fondono perfettamente, come potete vedere qui, tra di loro. Spazio adesso alle creazioni. Vai Sandra! È un filato che si presta sicuramente per creazioni anche maschili e quindi Andiamo. Con il lino quello che viene subito in mente è una bella camicia coreana, quindi un'ottima idea, un evergreen. Vero. E poi, dato che si presta proprio per capi pratici, comodi, perché no creare anche un abito largo, quindi comunque anche per chi è in dolce attesa è proprio il filato ideale. Vero. E poi, perché no, anche per creare abiti glamour da arricchire con accessori. Esatto, come potrebbe essere magari una collana, insomma, colorata, certo. Importante. Anche abbinato con una borsa di juta dà un po' quello stile casual. Verissimo. Inoltre la presenza del cotone permetterà di realizzare delle creazioni che evitano quell'effetto un po' stropicciato, tipico insomma del lino, ma comunque vi darà grande praticità. Assolutamente, poi anche super indicato per bimbi, data proprio la composizione delicata. E poi ricordiamo anche che è un filato ecosostenibile, quindi potrete notare anche dalle tinture che non sono per nulla invasive e quindi preservano questa peculiarità. Vero, la bellezza di questo stupendo Lynard Mix. E poi non resta che munirvi di uncinetto. Fantasia! E noi vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube. Di attivare la campanella. E ci vediamo al prossimo articolo. Ciao! Ciao.